Salve a tutti ragazzi, sono Pokédex e benvenuti all'ultima parte di Pokémon Zaffiro. Adesso vi spiegherò anche il perché. Comunque, prima di iniziare, vorrei salutare quattro persone, non di YouTube. Allora, ci sono tre persone che mi hanno fatto una sfida, però ve ne parlerò in seguito. Comunque adesso faccio gli auguri di buon compleanno ad Erika, che è una mia compagna di classe, che fa 18 anni. Quindi auguri Erika. Comunque, queste tre persone di cui vi parlavo, Luigi, Paolo e, non Vincenzo, scusate, Edoardo, mi hanno sfidato. In che senso? Vogliono che provi a catturare Rayquaza con una Premier Ball. Ok, io ho accettato, tra virgolette, la loro sfida. Tuttavia è molto probabile che non ci riuscirò perché avevo pochi soldi e sono riuscito a prendere solo 7. Faccio vedere. Sono riuscito solo a prendere 7 Premier Ball. Come vedete ho 3 Timer Ball e 21 Ultra Ball. Quindi se non riesco con queste 21, 23 più 7, 30, 30 e passa Ultra Ball, non possiamo appunto catturare Rayquaza. Comunque, per andare a catturare Rayquaza, andate qui, da Orocea, Mapawen, da Orocea, fate il percorso che ho fatto io per arrivare alla Torre dei Cieli. Ok, poi, perché questa sarà l'ultima parte di Pokémon Zaffiro? Perché le cose che volevo far vedere io, nelle altre parti di Pokémon Zaffiro, sono cose che si possono sbloccare solo tramite eventi o trucchi. E, devo dire la verità, non mi andava di usare i trucchi. Quindi mi dispiace, ma la cattura di Latios, che sarebbe il tra virgolette gemello di Latias e di Deoxys, non ci saranno più. Comunque, per questo frangente vi servirà una bici da corsa e molta pazienza, perché cadendo qui, ecco, stavo dicendo, potrete solo toccare le cose in una volta sola, perché altrimenti cadete. Adesso non lo faccio vedere, o probabilmente lo farò vedere nel prossimo, cioè in questa. Allora, vediamo. Ok, ce l'ho fatta. Se cadete, cadete, mi spiace. Adesso vi faccio vedere. Sono due livelli per andare da Rayquaza, appunto. Quindi questo, ok, questo molto probabilmente cadrò molte volte qui, appunto. E anche più dell'effetto del repellente. Come vedete cadrete. Ora si torna su da qua. E io non ho il repellente attivo. L'ho appena detto, non ho il repellente attivo. E ovviamente trovo un Claydol di livello 52, qui ci sono Pokémon a livello molto alto, quindi se vi volete allenare, qua è il posto giusto. Inoltre perché ho Athena davanti, deve starci Light Bulb. Ok. Cioè, molto probabilmente se non riesco a fare questo frangente, taglierò. Ok, ce l'ho quasi fatta. Ok, ce l'ho fatta. In quel punto dovete fare uno svelto torno indietro per arrivare qui. Dopo essere arrivati qui, andate qui sopra e fate l'ultimo giro per arrivare da Rayquaza. E ho il repellente non attivo. E c'è un Golbat al 56, ti pareva. Qui, mi raccomando, ogni piano. Ah, come non si scappa? Nube. Voglio sperare che tu non mi faccia nessun danno. Fuga. Ok. Non ci penso neanche a provare a sfidare Pokémon selvatici più forti. Ovviamente trovo un altro Golbat. Comunque stavo dicendo, sì, questa sarà l'ultima parte di Pokémon Zaffiro. Ma lo sguardo. E non posso più scappare. Grazie Crobat, grazie. Anzi, Golbat, non Crobat. Fulmine, crepa, devi morire. Guardate, se non lo mando in un capo in un colpo vuol dire che Light Bulb fa davvero pena. Fa davvero pena, Light Bulb. Fa davvero pena. Comunque dovevo farla sconfiggerlo perché mi ha usato male lo sguardo, il cretino. Sì, ripeto, non ci saranno altre parti di Pokémon Zaffiro. Quindi se vi volete godere questa, che è l'ultima, godetevela. Altrimenti non vi posso dire nient'altro e pazienza, ci vediamo alla prossima guida. Che pizze! Almeno non è un Golbat. È un Sableye. Che molti mi hanno detto che Sableye sarebbe stata un'ottima scelta per il mio team. Vabbè, poi quelli sono gusti. Ok, siamo in cima a Torre dei Cieli. Qui c'è Rayquaza. Vi consiglio altamente di salvare qui davanti. Io salverò e farò una piccola pausa, un secondo perché devo fare una cosa. E siamo pronti per
a catturare Rayquaza, o almeno a provare a catturarlo. Chissà quante volte dovrò resettare il gioco. Parliamoci. Sfida finale, azione! Eccolo qui, il Pokémon leggendario, Rayquaza. Mascotte di Pokémon Smeraldo, livello 70, tipo drago volante, debole per 4 a ghiaccio, ovviamente usa Nex rapido e mi manda KO in un colpo, non penso perché riesco a resistere a un suo oltraggio. Ho fatto una prova in un file di prova. Quindi un gelo raggio lo manda, non dico KO, però gli fa un bel po' di danno. E a noi questo interessa, che faccia un bel po' di danno. Adesso, se... Allora, è un attaccante fisico in gran parte, ha solo una mossa davvero fastidiosa che sarebbe oltraggio. Fortunatamente io ho Excalibur, che è una belva in difesa normale. Guardate quanto mi toglie rispetto a coso. Ok, adesso direi all'acciaio per provare. Ovviamente lui va a dormire. Questa è la cosa peggiore di Rayquaza, ossia andrà a dormire. Cosa vuol dire? Che si addormenta e non ci praticamente si ricarica tutta la vita. Avere io con Chinella. Perfetto. Ok, direi di provare già adesso una Premier Ball, tanto per ridere un po' con voi, per vedere quanti zero cosi mi fa. Pacià! Questo era scontato. Sapete che sto facendo? Io sto aspettando il prossimo turno in cui si dovrebbe svegliare. E adesso uso volo, anche se mi colpisce lo stesso. No! Al prossimo turno... Ecco, io uso volo. Ora lui attacca. Ora lui missa, con Excel rapido, fortunatamente. E io uso volo. E fallisco. Quindi, diciamo di usare un all'acciaio. Ha usato lui il volo adesso. Allora, mi colpirà lo stesso. Quindi direi di usare un altro all'acciaio, tanto... Fallisce anche il suo volo. Sono un po' agitato, in quanto sono riuscito a catturare Rayquaza nella prova solo dopo la seconda Ultra Ball. Ovviamente non succederà mai. Perché usi volo? Facciamo una cosa. Dato che mi colpisce lo stesso, io gli faccio pochissimo danno. Usiamo... un'iperpozione, che ce l'ho ancora dalla Lega Pokémon. Sull'Anturn. Così posso appena... Adesso cambio, metto The Swish, così lui usa... Quello che gli pare. Mi manda KO quello, gli uso Gelo Raggio e... Dovremmo essere a posto lì, insomma. Ora lui, a meno che non usa volo un'altra volta, extra rapido, e mi manda KO in un colpo, molto probabilmente. Perché vi ricordo che The Swish ha zero difesa in pratica. È inutile come Pokémon difensivo. Inoltre ha fatto un brutto colpo. Ovvio che uso un altro Pokémon. Mando Light Bulb. E dato che sicuramente utilizzerà qualche mossa strana, tipo volo, che non mi è molto efficace, io con Gelo Raggio non dovrei mandarlo a KO, ma dovrei fargli un bel po' di danno. Guardate, e non è molto efficace quello, eh. Però considerate che è 15 livelli sopra Light Bulb. Un Gelo Raggio non dovrebbe mandarlo a KO, ti prego. Grazie. Però adesso lui usa riposo. Quindi, una cosa che si può fare è mandare Athena. Tanto comunque avrebbe usato riposo. Lo conosco a Rayquaza. Extra rapido invece ha usato. È strano, di norma avrebbe utilizzato riposo. Rayquaza, cosa mi combini? Aia, non era brutto colpo. Facciamo una cosa, proviamo a catturarlo adesso con una Ultra Ball, tanto per vedere se riusciamo. Ultra Ball! Dun, 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 dun. Pacià! Era scontato come so io. Usa volo. Ok, non vuole... Perché non ho messo Tuononda alla... Mandiamo Excalibur e riproviamo con una Premier Ball, perché io voglio provare a catturarlo con la Premier Ball, ovviamente. Ok, ora... Una Premier Ball. Tentar non nuoce. Cioè, dicono che Tentar non nuocia, però non farà neanche un tick, come vedete. Oltraggio, ok, eccola. Lo aspettavo. Questa è la sua mossa più potente, oltraggio. Ora questa mossa farà fuori non metà del mio team, ma tutto. Ok, adesso una cosa che bisogna fare assolutamente è usare iperpozioni a raffica su Light Bulb. Light Bulb è il più resistente dei miei Pokémon. E guardate quanto gli fa adesso un oltraggio. Un attimo solo, eh.
Più resistente, eh? Guardate quanto gli fa. Brutto brutto colpo. No, però si è confuso. Guardate adesso. Ora molto probabilmente utilizzerà riposo. Io uso un'iperpozione. Anzi no, sono 200 PS. Quanto mi ricarico al massimo? Mi mancano 3 PS per stare a salute massima. È confuso. Se si colpisce da solo è morto. E usa riposo ovviamente. Quindi, dato che ha utilizzato riposo, io posso utilizzare gelo raggio, in modo che di indebolirlo, insomma, e provare a catturarlo mentre dorme. In quel caso sarebbe una cosa stupenda. E adesso non penso di continuare a parlare per tanto. Molto probabilmente non ti azzarderà a fare il brutto colpo che ti strozzo. Ok. Un fulmine. E io adesso provo a catturarlo. Anche se molto probabilmente non ci riuscirò. Quindi incrociamo le dita e tiriamo una Ultra Ball, perché fidatevi, servono le Ultra Ball. È inutile provare la sfida delle Premier Ball, non ci riuscirò mai. Uno, due, ah, per un pelo. Si è svegliato, usa riposo, dai, usa riposo, usa riposo. Ah no, è confuso, è vero. È così confuso a colpirsi da solo. Ok, spero che non si colpisca un'altra volta da solo. Io uso un'altra Ultra Ball. Mi ricordo che le Premier Ball qua è inutile usarle. Comunque, se questa... Ok, se la prossima Ultra Ball fallisce o se si colpisce da solo... Non ti colpire da solo, dai, usa riposo. Ok, non ti mandare KO. Wow. Wow. Ok. Questa è l'ultima Ultra Ball che tiro. Poi taglio, perché non voglio che il video venga troppo lungo. Magari poi vi scrivo quante volte ho dovuto riavviare per catturarlo. Uno. Ah, sembrava preso, invece no. No, è confuso. Non essere così confuso a colpirti da solo. Ok, ho usato volo. Usiamo una... una Premier Ball, dai. È in volo, usiamo la Premier Ball. Tra poco stacco e... Ovviamente si possono provare a catturare i Pokémon in volo, ma ovviamente falliscono. Ok, guarda, non è più confuso. Ok, usa volo. Ok, mi serve un possibile... Era brutto colpo quello, vero? No, non era brutto colpo, oddio. Mi serve un'enorme botta di... No! Ci stavo credendo! Ok. Fatemi contare. Proviamo una Ultra Ball. Vi ricordo che questa è l'ultima parte di Pokémon Zaffiro. Quindi... Zero. Ora volo colpisce. Ok, io ho paura. Io facciamo una cosa. Taglio e ci vediamo se lo catturo o no. Quindi a dopo. Uno, due, tre. E che cavolo, sì! Abbiamo catturato Rayquaza, signori. Le date di Rayquaza sono state inserite nel Pokédex. Rayquaza è il Pokémon stratosfera. Pare che Rayquaza abbia vissuto per centinaia di migliaia di anni nello strato di ozono terrestre oltre le nubi. Si ignorava la sua esistenza poiché viveva così in alto, sperduto nel cielo. Vuoi dare un soprannome a Rayquaza? No. Ok. E adesso ve lo dico. Ho tagliato, esatto. Volete sapere quanto ho tagliato? Ho tagliato 45 minuti e ho fatto 3 spengo e riaccendo e provo a ricatturarlo. Quindi avete capito. Mi spiace se la parte è stata un po' breve, però fidatevi, è molto meglio così. Non voglio... Si può usare la fune di fuga? Ditemi che si può usare la fune di fuga. Dicevo, non voglio assolutamente... Dove sta la fune di fuga? Ce l'ho la fune di fuga più che altro? Ok, fortunatamente. Fiu! Dicevo, non voglio assolutamente fare un video iper lungo. Perché mi hai riportato qua sopra? Ah, vuol dire che posso usare volo? Wow, non lo sapevo. Ok, si può usare volo. Sì. Adesso curiamo i Pokémon. Controlliamo Rayquaza e finisce la guida. Mi dispiace se vi avevo detto che sarebbe continuata fino alla parte 56, ma
come avete visto, non posso, no, cioè non voglio far vedere cose che si possono ottenere solo tramite i trucchi. Voglio farvi vedere cose che si possono ottenere solo tramite il vostro, tra virgolette, sforzo. Ok, vediamo il nostro beniamino Rayquaza, che non deve essere qui ma nel Box Legends. Eccolo. Come vedete, 5 leggendari catturabili nell'avventura principale. Non principale, nell'avventura in generale di Pokémon Zaffiro. Senza trucchi sono appunto 5. E adesso analizziamo tutti quanti uno per uno. Kyogre di tipo acqua, la verità, Piovischio, abbiamo catturato nella grotta dei tempi, nella parte 41. Regice, corpo chiaro, come Registeel e Regirock, l'abbiamo trovato nella grotta insulare, nel percorso non mi ricordo quale. Questo nella tomba antica, nel percorso non mi ricordo quale. E questo nelle rovine sabbiose, nel deserto non mi ricordo quale. Tutti quanti con una Ultra Ball. Con una Timer Ball, scusate. Kyogre l'abbiamo catturato con una Ultra Ball. Latias con la Master Ball, per fare prima, in quanto Latias può scappare. È un Pokémon di tipo Drago Psico, già l'avete visto. E poi abbiamo catturato Rayquaza, natura docile, con l'abilità riparo, che neutralizza gli effetti meteo. Quindi, per esempio, usato un idropompa sotto la pioggia con Rayquaza, non è potenziata. Nessuno, ovviamente, gli oggetti, nessun fiocco. IPS, quelli che vedete, quindi se le statistiche sono alto attacco e attacco speciale, un buon mix attacker e abbastanza HP, abbastanza appunto, non troppi. Come vedete, a volo, riposo, extra rapido, oltraggio. Se non fosse stato per quel cavolo di riposo, quella battaglia sarebbe stata una cavolata assurda. E anche per l'oltraggio, ma vabbè, questo non ci interessa. E come vedete, sì, abbiamo catturato tutti i Pokémon che potevamo catturare. Leggendari. Ciò vuol dire che la guida è giunta al suo termine. Ora, per fare un po' di scena, ve la dividopoli. Mentre vi ripeto quello che vi ho già detto nei crediti finali di Zaffiro. Grazie per aver visto questa guida. A me è piaciuto molto registrarla. E come vi ho detto, forse il prossimo Let's Play non è un gioco Pokémon. Ma non vi preoccupate, perché quello dopo potrebbe esserlo. Anzi, facciamo così. Vi dico, io sto preparando un ipotetico Let's Play Pokémon. Ma non è sicuro niente. Ok? È molto probabile che non ci sarà. Ma se ci sarà, spero che seguiate anche quello. Seguiate anche quello. E grazie di aver visto la guida. Ci vediamo al prossimo video, perché non ci sarà una prossima parte di Zaffiro, mi spiace. Ciao da Pokédex, ancora auguri ad Erika. E mi dispiace per non aver mantenuto la tra virgolette promessa di fare la sfida delle Premier Ball. Ci ho provato, ma non ci sono riuscito. Quindi ci vediamo alla prossima parte. Ero così abituato. Ricordi, dolci ricordi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao da Pokédex. Ciao. No, voglio dare più enfasi. Ciao da Pokédex. Alla prossima guida.